abbiamo partecipato alla conferenza stampa di Federconsumatori. C'era anche il presidente di Adusbef, perché sia Federconsumatori che Adusbef a suo tempo hanno piantato una grossa grana su quel problema fondamentale su cui si basa, possiamo dire tranquillamente, buona parte della vita nazionale, perché i trucchi, i traffici, le porcate messe in atto dalle agenzie di rating per conto del potere economico finanziario internazionale globalista hanno messo per terra il nostro paese, con la complicità ovviamente di esponenti di vario genere del Ministero delle Finanze, della classe politica, dei banchieri di vario rango, della Banca d'Italia e di queste organizzazioni di assassini delinquenti che noi conosciamo perfettamente. La cosa interessante che adesso diciamo, poi sulla base della cartella che ci hanno consegnato faremo un'altra intervista molto più dettagliata. Quello che ci interessa sono due cose: cosa è emerso da questa conferenza stampa dove c'erano moltissimi giornalisti molto preparati, giornalisti ovviamente economico-finanziari. Primo, che ovviamente processi come questi relativi a queste cause si vanno poi a impigliare, a intignare in una ragnatela di principi, di conflitti di interessi. Allora c'è il conflitto, non c'è il conflitto, no, ma certe cose si possono fare. Sotto giuramento poi vanno dichiarando che sono sotto minaccia, l'hanno agito sotto minaccia, invece di dire che hanno fatto in collusione. Sì, poi c'è appunto, poi il tal dei tali doveva fare quello, avrebbe potuto farlo, era libero, non era libero, e tutto questo, quello che a noi interessa adesso in questa intervista per i nostri amici è far capire come nel momento in cui ti vai a impigliare in una denuncia di questo tipo emergono tutti questi fattori destinati a falsare completamente il quadro generale, e giustamente il cittadino italiano è costretto a fregarsene. Ma c'è di peggio, è peggio ancora. Ed è quello che devi dire tu, ed è la falsa comunicazione, esattamente, ed è quello che devi dire tu, o della non comunicazione o della falsa comunicazione, esattamente. Cioè sono due sistemi messi in atto dal potere in generale, qualunque tipo di potere, che c'è centillina e dosa millesimamente l'acido al millimetro, in dosi che potremmo chiamare omeopatiche. Esatto. Racconta la tua esperienza personale di ieri e dell'altro ieri. Quello che è importante appunto di evidenziare è che c'è una strategia mediatica e informativa e formativa che va avanti da secoli e viene applicata costantemente in ogni situazione. Nello specifico, riguardo appunto al tema che aveva preannunciato Giorgio della denuncia contro le agenzie di rating da parte sia di Elio Lannutti, Adusbef e Federconsumatori, ma anche di Alba Mediterranea, ricordiamolo sempre. Anche noi abbiamo depositato, non a Trani ma a Roma, la nostra bella denuncia molto vicina, diciamo, come traccia, come diciamo, proposizione a quella di Adusbef e di Federconsumatori. E a Roma ovviamente non ha avuto nessun seguito. Beh, non lo sai. Non ha avuto nessun seguito, saremmo stati chiamati dopo 4-5 anni, ci avrebbero convocato, noi invece non ci hanno mai convocato, vuol dire che in questa diciamo, direzione nessuno ha indagato. Ma non è stata nemmeno archiviata da questo punto. Vabbè, non è stata archiviata, ma è lì. Qualora, al quinto anno va in prescrizione comunque, quindi ci siamo quasi. Comunque, a prescindere da questo, quello che volevo dire, diciamo, il motivo del video che stiamo girando in questo momento, verte sia sul fatto, appunto, sì, diciamo, come premessa di questo evento epocale che coinvolge moltissimi apparati dello Stato, ma quello che è più importante è che viene centellinata l'informazione o la non informazione.
Cioè, praticamente noi che cosa abbiamo visto in questi ultimi giorni? Intanto del processo di Trani in intanto corso... Intanto dico, gira girata la notizia. Aspetta, a Trani va detto che dal 2011, quando è stato incardinato il procedimento, è stato nominato rarissime volte questo fatto, questo evento, ma allo stesso tempo va, diciamo, a fasi periodiche, no? Oscillano ciclicamente informazioni o silenzi di stampa assoluti. Nel caso specifico, arriviamo ad oggi, l'altro ieri 11 di marzo di quest'anno, è uscita una informazione. Allora, si sa che il 5 di marzo è rincominciato il processo d'appello, appunto, contro l'agenzia di rating a Trani. L'altro ieri, l'11, è uscita fuori un'informazione su TGcom 24 di un lancio d'agenzia che diceva che il processo in corso, parole non esatte ma similari, ma molto aderenti alla realtà, che riportano il concetto esatto comunque, e quindi diceva che il processo in corso a Trani contro l'agenzia di rating era stato archiviato perché aveva deciso il procuratore generale, adesso non mi ricordo il nome. Io quando l'ho letto alle 2:30 stavo a pranzo, un altro po' mi va di traverso. E noi avevamo ipotizzato che ci fosse stato uno scambio, sì. Sicuramente comunque lo scambio c'è stato. Uno scambio di favori fra la soluzione a caro amico Berlusconi. Fra l'amico Berlusconi e le controparti che lasciamo nella nebbia quali siano. Elementi e ambienti berlusconiani sono stati ugualmente interessati a denunciare questa situazione. Certo. Anche perché questa situazione era stata appositamente sfruttata anche per eliminare dal governo Berlusconi stesso. Sì, Berlusconi, ricordiamocelo sempre, che aveva cominciato a battagliare insieme a Tremonti a inizio del 2011, dopo essere stato appena rieletto a maggio del 2010, e siccome i cari amici della sinistra e i loro compagni Morgan Stalli e compagnia bella pensavano di vincere le elezioni e invece aveva rivinto di nuovo perché comunque un appoggio popolare ce l'aveva e non potevano trovare altri appigli, da lì sono partite poi tutte le, diciamo, vicende più importanti sugli scandali dei festini, dei porno festini e quant'altro. E allora la nostra ipotesi è che Berlusconi, per cercare di tacitare questa gentaglia, abbia, diciamo, fatto, diciamo, la minaccia di controdedurre appunto queste informazioni in merito allo scambio di favori fra Banca Italia, la Morgan Stanley e il Ministero delle Finanze. Morgan Stanley e associati. E associati, JP Morgan eccetera. E compagnia contraria. E associati. Allora, quello che è importante da dire è che secondo noi questo scambio, questa azione è stata portata avanti perché vi ricordate probabilmente che quando a un certo punto nel 2011 si arrivò ai ferri corti, a un certo punto Tremonti cominciò a parlare di signoraggio bancario. Esattamente. E di annessi e connessi. Che ovviamente però erano lanci così buttati, no, che erano così limitati e circoscritti al nome basta, non entravano nel tema. Voglio fare un'obiezione molto importante. Quando qualcuno ci dice che loro fanno parte tutti dello stesso giro, noi diciamo sì che fanno parte, però ma in lotta tra di loro ci sono delle situazioni particolari per cui soprattutto tra di loro avvengono le lotte, perché certo. Le lotte vere e proprie avvengono sempre tra di loro, arrivano nelle segrete stanze, allora, mica al Parlamento. Quando mi dicono che Tremonti è presidente di una certa società di chiara matrice statunitense occidentalista, ciò non cambia che Tremonti poi, preso sul vivo, mentre fa il ministro
delle Finanze in un ministero di cui fa parte, allora reagisce nervosamente, rabbiosamente, accusando loro signori di quello di cui deve accusare. Quindi la verità non è che esiste un blocco di poteri, non è vero, i poteri si scontrano tra di loro come tutti gli altri esseri umani. È un'amalgama che sta insieme, ma di elementi diversi uno dall'altro. Esattamente. È un'amalgama, non una fusione. Esattamente. Quindi racconta ancora come è avvenuto tutta questa disinformazione. Insomma, all'inizio del 2010 succede che incominciano a emergere queste boutade di Tremonti e anche di Berlusconi, però finalizzate al nulla, perché poi in seguito a questo non avveniva nulla. Certamente. Ma perché? Perché stavano praticamente dicendo: stai attento. Era una serie di calci negli stinchi. Sì, stai attento che se parli io ti sputtano in questo modo. Esattamente. Solo che a un certo punto, evidentemente, Berlusconi non ci ha avuto il coraggio di poterlo fare, perché poi avrebbe ripercosso su se stesso, sulla sua fazione, le infamità che andava dichiarando degli altri, perché anche lui era compartecipe in quelle puttanate lì. Lo stesso Piccoletto, lo gnomo che ha fatto delle dichiarazioni peraltro validissime l'altro ieri al Parlamento, dice ma lui era ministro, dice hanno fatto tutte cose mentre io, e voi non sapete, lo sappiamo perfettamente, tu le dici semplicemente per pararti il culo, gnomo del cazzo. Anche allora, tutta questa operazione mediatica di questi ultimi giorni è stato proprio finalizzato a quel inizio di procedimento che è stato nel 2010. Quindi poi è arrivato giugno-luglio, i poteri forti della Morgan e gli altri hanno cominciato ad attaccare a livello borsistico le aziende di Berlusconi. Berlusconi a luglio in 3 giorni ha perso 150 milioni di euro di valore delle sue azioni, e a quel punto è arrivato è divenuto più Miti Consigli. Esattamente. Dopodiché hanno cercato di traccheggiare, è arrivata la lettera della Merkel che imponeva le varie condizioni. Per rientrare nei parametri di tutti i casi che abbiamo denunciato più di qualche volta, denunciato querelando, e a un certo punto che cosa è successo? Che a luglio, fra fine ottobre e inizio novembre, il potere di assalto, di abbattimento della Morgan ha avuto la prevalenza su quella di Berlusconi, e Berlusconi ha dovuto cedere e quindi andare a riporre il mandato da quell'infame di Napolitano. Sì. E da lì tutto. Allora, che cosa è successo? Allora, in questi anni poi c'è stato tutto un lavorio sotterraneo di ricatti e controricatti giudiziari e quant'altro, borsistici e quant'altro, e alla fine non sappiamo come, perché comunque evidentemente Berlusconi ha trovato un accordo con il PD e tutta l'area di cosiddetta sinistra, e ha trovato familiarità col potere economico finanziario mondialista. Esatto, ha trovato la possibilità di uscire da questo suo incatenamento giuridico giudiziario in cui era stato compresso. La soluzione dell'altro ieri chiaramente ha dato la stura, poi ha detto sì, adesso sono libero e adesso vi faccio i cazzi miei. No, vi faccio pagare tutto quello che non ho potuto fare prima perché ero sotto scacco. Adesso non è che possono rincriminarlo di nuovo per il fatto di Rubio, ormai è stato assolto. E troveranno altro, ma intanto adesso per il momento quella più grave se l'è scampata. Li troveranno un prete pedofilo. Vabbè, non lo so. Magari il prete pedofilo di Ravenna. Vabbè, fatto sta, comunque, che adesso Berlusconi si sta togliendo i sassolini dalle scarpe. E i sassolini dalle scarpe è stato appunto quel lancio d'agenzia che abbiamo detto dell'altro ieri su TGcom 24, che è della rete Mediaset controllata dall'amico Paolo Liguori, non ci scordiamo mai. E poi la cosa altrettanto importante è che l'altro ieri è uscita un'informazione appunto che in realtà non esisteva, perché abbiamo parlato poco fa con Lanutti e ci ha confermato appunto quello che era il nostro sospetto, e addirittura poi ieri sulla rubrica giornaliera che tiene Paolo Liguori alle 9 di sera su TGcom 24 ha fatto una tirata micidiale contro i poteri che noi sappiamo
bancarie sì. Quant'altro, per tutta questa storia qua anche dell'agenzia di rating, ma vista secondo la sua ottica, non l'ottica di Elio Lanuti, del consumatore e quant'altro, è la nostra ottica, è un'ottica un po' molto distorta. Insomma, comunque, fatto sta che ieri sera alle 9 è uscito questa rubrica di fatti e misfatti. Io alle 9:15 sono andato sul computer per scaricarla, per metterla come dato di prova per poter fare una denuncia. Alle 9:15 già non era più disponibile, era stata già tolta. Il che cosa vorrà dire? Vorrà dire che c'è ancora in atto comunque una lotta all'ultimo sangue per l'informazione. Questo per dire, insomma, che c'è in atto una rotta senza quartiere e senza fine, altro che guerra dei cent'anni, fra fasce di potere fra di loro molto attigue, fra l'altro, e contigue, e che hanno spartito anche per lungo tempo affari e complotti di ogni genere a danno dello Stato. Come dire, e per concludere, sì, chi controlla l'informazione controlla molto, però è altrettanto vero che chi controlla la finanza controlla tutto. È altrettanto vero che i sistemi informativi sono tanti, per cui c'è informazione e controinformazione. Ecco, noi facciamo parte di quella piccola fascia di controinformazione, ma vera, pura, onesta. Promettiamo ai nostri amici che faremo un video molto importante sulla base di tutta la documentazione che ci è stata consegnata questa mattina nella cartella molto piena di documenti che saranno molto interessanti. Grazie a tutti, ciao a tutti. In questa sede, ecco qua. Dopodiché, arrivederci.